Eccoci qua, siamo live, almeno questo direi, questa volta direi di sì. Buonasera, benvenuti a tutti. Per prima cosa vi chiedo di confermarmi se mi vedete e mi sentite, magari se me lo scrivete in chat così abbiamo subito un feedback. Chiedo agli ospiti se mi vedono e mi sentono. Vedete, mi sentite, tutto a posto? Ok, perfetto, fantastico. Allora, mentre aspettiamo un attimo che le persone si colleghino, io andrei a presentare subito lo strumento che vorremmo utilizzare per interagire, ecco, tra di noi, che è Mentimeter. Non so se qualcuno già lo conosce o se invece è nuovo, comunque è molto semplice da utilizzare. Vi potete inquadrare il QR code con lo smartphone e inserire poi il codice che vedete qui, 1672067, oppure andare direttamente da browser, scrivere su www.menti.com e inserire questo codice. Man mano che andremo avanti compariranno domande che faremo, vedremo un po' di interazione, anche voi a un certo punto potrete fare le domande direttamente agli ospiti qua sopra, così in forma anonima, completamente anonima. Ecco. Fantastico, persone che mi dicono che ci vedono, perfetto, fantastico. Allora, prima domanda che vi faccio è, vi chiedo da dove vi collegate. Allora, poi facciamo magari anche un giro tra gli ospiti. Io in questo momento mi trovo in Umbria, nel comune di Parrano, nella località di Cantone, perché insieme ad altri ragazzi del team di Nomadi Digitali stiamo portando avanti, stiamo confrontando con la comunità per la possibilità di lanciare un progetto. Appunto per la comunità che preveda da una parte il coinvolgere nomadi digitali e lavoratori da remoto e dall'altra avere proprio dare una mano, portare competenze sul territorio, un piccolo borgo di 500 persone di cui 20 abitano nella regione di Cantone. Vedo già che ci sono i primi flag nord-centro e c'è qualcuno vicino a noi. Fantastico. Facciamo un giro tra di noi. Piera, da dove ti colleghi? Ciao a tutti, io mi collego da Pescara in Abruzzo, una regione da esplorare, ve la consiglio. Fantastico. Filippo, dove sei che tu sei l'itinerante? Ciao Giovanni, io in questo momento sono in Sicilia, Santa Margherita di Bellice, un paesino in provincia di Agrigento, essendo partito 6 settimane fa da Milano in bicicletta. Quindi tu l'hai girata tutta. Anna? Fantastico, anche io al sud sono in Puglia, in un paesino chiamato Santeramo in Colle, in realtà vicino alla Basilicata, quindi vicino Matera. Ok, fantastico. Ultima ma non ultima, Francesca. Mi sento banale, io sono a Milano, scusate. Nessun problema, anzi, bene così, così abbiamo coperto un po' tutta l'Italia, ecco. Bello vedere in chat Fantastico. da dove si stanno collegando anche gli altri, vedo Sardegna, Bologna, Firenze, ci sono un sacco di posti interessanti. Fantastico, ottimo. Allora, bene, io direi che possiamo cominciare e inizierei presentandomi io. Io sono Giovanni Filippi, faccio parte della community di Nomadi Digitali, che è un progetto, no, di comunicazione online, autofinanziato e collaborativo che è stato lanciato 10 anni fa, che da 10 anni promuove la filosofia, diffonde in Italia la cultura del lavoro da remoto e della filosofia dei Nomadi Digitali. Chi sono i nomadi digitali? Noi li definiamo una nuova generazione di professionisti che hanno scelto di vivere e lavorare da luoghi diversi del mondo, facendo la libertà e della mobilità e della felicità il proprio orizzonte personale e professionale. Ci troviamo davanti a un momento di grande cambiamento. Ecco, la pandemia ha probabilmente segnato un prima e un dopo nelle nostre vite. Sentiamo che le persone in questo momento stanno prendendo consapevolezza che un modo di vivere, di lavorare diverso è possibile. L'abbiamo fatto anche lanciando un sondaggio proprio su Nomadi Digitali il mese scorso per chiedere alle persone quale fosse la loro visione del nomadismo digitale, quali fossero le criticità che riscontravano, e tantissime hanno risposto che sentono una mancanza di realizzazione in quello che stanno facendo, nella loro professione attuale. Per questo, insieme a Francesca, abbiamo detto, ma perché no, organizziamo un evento nel quale presentiamo un po', parliamo con persone che effettivamente hanno intrapreso una carriera molto flessibile, una carriera ad alto impatto sociale, adattandola a uno stile di vita molto più libero, indipendente da una posizione geografica precisa. Quindi
Quindi io direi che possiamo iniziare, posso passare la parola direttamente a Francesca che si presenterà e così per le domande potete farle o in chat oppure più tardi anche su Mentimeter più avanti, ma qualunque momento siamo qua. Vai Fra. Allora, buonasera a tutti e a tutte. Io sono davvero felice di questo evento con Nomadi Digitali, perché io penso che il mondo dell'innovazione sociale non possa non coinvolgere chi innova il modo stesso di lavorare. Io sono Francesca Folda, sono un ex giornalista e dopo 20 anni di quel tipo di carriera molto tradizionale con la redazione, l'ufficio, la scrivania e i biglietti da visita, ho preso un anno sabbatico, ho viaggiato per un po', poi ho scelto di studiare innovazione sociale in Kenya con Amani Institute. Da allora, era il 2005, mi occupo di questo tipo di progetti che vogliono avere impatto sociale. Lavoro prevalentemente con Amani Institute, che ha sedi in Kenya, India e Brasile. Quindi, quando ho cominciato questa vita qui, ho cominciato anche a viaggiare moltissimo e ovunque mi trovassi, che fosse in Africa, in Asia o in America Latina o in Italia, lavoravo da remoto col resto del team. Con la pandemia, ovviamente, questi lunghi periodi di permanenza all'estero si sono fermati, io ho continuato a lavorare da remoto per questa organizzazione e per altri progetti, però ho continuato a muovermi con una logica diversa. Qual era la logica? Di essere là dove era importante per me essere, per questioni di famiglia, per restare un po' più in contatto con la natura, nonostante la pandemia, fermandosi in posti tranquilli, protetti, ma in mezzo alla natura, che per me è importante, oppure per ritrovare dei colleghi, degli amici, perché le relazioni servono anche quelle. Allora mi è diventato chiaro che essere un nomade digitale non vuol dire necessariamente connettersi da una spiaggia esotica o spostarsi continuamente, così come smart working decisamente non vuol dire lavorare da casa. Entrambi le definizioni dovrebbero implicare l'essere là dove vuoi essere, a fare cose che hanno senso per te. E quando dico senso intendo anche con la S maiuscola, insomma, cose di valore, cose che hanno significato. E allora, insomma, da qui questo evento, e però prima di raccontarvi ancora di più che cosa fa Amani Institute e perché ci entriamo con questo mondo qua, e soprattutto di dare la parola ai nostri speaker di oggi, vorremmo chiedervi ancora qualcosa a voi che siete collegati, e lo facciamo con un altro sondaggio su Mentimeter che chiedo a Giovanni di lanciare. E quindi, se non l'avete fatto già prima, se non c'eravate all'inizio, il codice che potete usare è 1672-0267, mi sento un'annunciatrice della televisione, o il QR code su menti.com, e potete rispondere a questa domanda. Così capiamo anche voi come mai siete arrivati qui da noi. Che cosa vi ha spinto a unirvi a questo evento? Siete interessati a una carriera da nomade digitale? Siete interessati a una carriera di impatto sociale? Volete incontrare altri nomadi ad alto impatto? O cercate ispirazione per cambiare la vita personale e professionale? Che cosa vi ha portato qui oggi? Grande interesse per la vita da nomade digitale, mi sembra di capire a pari merito con l'interesse per la vita professionale che abbia anche un impatto positivo. Mi sembra che... Attenzione, sì. Ta-da! Stanno iniziando. Arrivano i nostri. Allora, aspettiamo ancora un secondo perché mi sembra interessante... Sì, capire qual è questa chiave. Molto bene. Vediamo come sta andando. Sì, mi sembra. Va bene. Va bene, quello che posso cominciare a dirvi mentre i voti arrivano e si raccolgono è che siete nel posto giusto, perché è proprio di queste, qualsiasi sia la vostra prima scelta rispetto a queste opzioni, siete nel posto giusto, perché di questo parleremo, e mi sembra di capire che i voti si stanno fermando. Per parlarvene voglio velocemente condividere il mio schermo, farò una carrellata per raccontarvi che cosa... fa Amani Institute, ma soprattutto quali sono i valori che entrano in campo quando si vuole avere una vita da nomade digitale con impatto sociale. Credo che possiate vedere il mio schermo, chiedo a qualcuno di confermarmelo perché io a questo punto non vedo più la live. Okay, sì, sì. Penso che si possa leggere
così com'è. Allora, chi siamo? Chi siamo? Amani Institute è una no profit statunitense, però ha uffici in Kenya, India e Brasile, come vi dicevo, e lavoriamo in tutto il mondo. Che cosa facciamo? Formiamo professionisti che vogliono creare impatto sociale. Professionisti in senso ampio, perché uno dei primi miti da sfatare è che per avere impatto sociale non devi fare per forza volontariato. Sicuramente c'è una carriera di impatto sociale, non solo il volontariato, che è una cosa bellissima, e soprattutto che questa carriera può avvenire nel mondo del privato, del pubblico e del no profit, ma comunque c'è una professionalità in campo ed è un percorso di vita, un percorso professionale. Come lo facciamo? Lo facciamo sia formando individui che formando organizzazioni che con eventi come quello di oggi, cioè promuovendo il concetto della purpose economy. Quello di cui voglio parlare oggi però non è tanto l'offerta e raccontarvi i corsi in dettaglio che facciamo, voglio fermarmi sui valori di Amani Institute, perché secondo me sono valori che, per come li descriviamo noi, e ci arrivo in un secondo, hanno molto a che fare con le cose che servono per avere una carriera da nomade digitale con impatto sociale. Coraggio, vediamo cosa significa coraggio per Amani Institute. Noi lo definiamo così: è il coraggio di fare passi verso l'ignoto e il possibile, anche quando non hai tutte le risposte. È il coraggio di rimanere lucidi, sia di fronte alle istituzioni, sia alle minacce dello status quo. In che senso? Che le abitudini ci possono far sentire molto a nostro agio in alcune situazioni, e quindi diventa una seduzione, sto bene qui dove sto, ma sia ci possono far temere. Siamo cresciuti tutti con il proverbio, no? Chi lascia la via vecchia per la nuova sa quello che lascia, non sa quello che trova. Se volete, questa è una minaccia. Invece, in realtà, mettersi in gioco, non sai quello che trovi, ma quello che trovi può essere anche molto meglio di quello che hai lasciato. Quindi, insomma, il coraggio anche di esplorarle queste possibilità. E il coraggio di esporci quando gli altri non possono o non vogliono farlo. Quindi il coraggio di prendere posizione, il coraggio di essere, anche il coraggio di essere leader, nel senso non così della buzzword, ma leader nel senso di qualcuno che apre una strada anche per altri. E i nomadi digitali, che lo sono già da qualche anno, in un certo senso hanno aperto una strada anche a tutto il mondo di professionisti che si è trovato a scoprire lo smart working a causa della pandemia. Quindi anche loro hanno già aperto una strada, si sono già esposti. L'altro valore fondamentale è l'empatia. L'empatia in che senso? L'empatia di vedere noi stessi come parte di qualcosa di più grande, per attivarci, per essere pronti ad agire quando sono in ballo giustizia ed equità che riguarda chi ci sta vicino, e per percepire un terreno comune anche quando ci sentiamo minacciati dalle differenze. Questo per me è una cosa chiave anche per i nomadi digitali, nel senso che sono persone che sanno stare in contesti diversi, si vogliono muovere in contesti diversi. È ovvio che se tu vedi la differenza come una minaccia, non lo fai. L'obiettivo invece è di scoprire che cosa c'è nella differenza e trovare le differenze come un'opportunità di crescita, non come un'occasione di distanza, di polarizzazione. Altro valore chiave è il global mindset. In che senso? Il global mindset ti serve a muoverti in contesti, in luoghi e fusi orari diversi. Serve anche a vedere le connessioni nascoste che ci sono tra persone e idee e a costruirne di nuovo, creare i ponti tra le differenze. E infine il global mindset è quello che ti consente di far catalizzare l'impatto, di far succedere le cose al di là dei confini, delle divisioni più o meno apparenti, quindi al di là dei confini geografici, ma anche dei confini tra settore privato e settore no profit, i confini ovviamente religiosi, di cultura, si possono superare per avere un impatto sociale, anzi bisogna proprio andare oltre questi confini, non ignorare. La consapevolezza aiuta, ma poter andare oltre. Un altro valore fondamentale è la visione. La visione è soprattutto accorgersi di cosa manca e chiedersi perché no o come posso aggiungerlo. Un altro punto chiave della visione è di guardare oltre il proprio punto di vista, oltre la propria identità, per vedere che cosa si può fare per connettersi ad altri e creare altre cose nuove, e anche un cambio di prospettiva rivolto a noi stessi, quindi impostare una nuova direzione per sé, ma anche per le organizzazioni e le comunità per cui si lavora, e anche per il pianeta. Sappiamo che il cambiamento climatico ci impone di avere un cambio di prospettiva e un cambio di modo di fare le cose, e quindi in questo senso la visione di visione come capacità di andare su prospettive nuove. Last but not least, dicono gli inglesi, il change making, il cambiamento. In Italia cambiamento è un sostantivo e quindi io qui forse preferisco tradurlo con il cambiare costante. Il verbo è un termine che voglio usare come sostantivo perché è il cambiare, ma con un senso di azione permanente dentro. E perché cambiare? Perché bisogna costruire, non solo criticare,
Invece purtroppo viviamo in un momento in cui la critica la sanno fare tutti, ma poi passare all'azione in maniera costruttiva è un po' più difficile. Il cambiamento, il cambiare che ci serve a superare i muri che ci troviamo davanti, a superare gli ostacoli, e il cambiamento come modo per distribuire, per offrire agli altri non solo le nostre capacità, le nostre competenze, ma veramente tutto il meglio di noi stessi, tutto quello che noi come persone a 360 gradi possiamo offrire. E qui c'è un tema forte di self-leadership, di conoscenza di chi sei, che si mette in gioco. Come lo facciamo? Ve lo racconto velocemente. Prima vi ho detto facciamo tanti corsi, facciamo tante cose, e vi voglio parlare di un corso solo in particolare, perché questo mi porta poi anche a presentarvi meglio i nostri speaker. Il corso con cui è nato Human Institute è un corso che si chiama Social Innovation Management, che ho fatto anch'io in Kenya tanti anni fa, ed è in inglese, è aperto a persone di tutto il mondo, e adesso è disponibile anche nell'edizione completamente digitale che dura 5 mesi. Nel 2022 speriamo di poter aprire anche riaprire anche l'edizione ibrida, che ha 3 mesi in presenza e 3 mesi online. In presenza dove? In Kenya, India e Brasile. Sempre con persone di tutto il mondo, sempre aperto a tutti. Qual è la forza di questo corso, la caratteristica di questo corso? Che ti insegna facendo, ti fa imparare dagli esperti e ti fa imparare cose su te stesso. E noi riteniamo che tutti questi 3 elementi sono fondamentali per fare un salto verso la carriera che davvero vuoi, che abbia il senso, come dicevamo prima, con la S maiuscola. Vado velocissima, qui non scendo nei dettagli, ma il concetto è che durante il corso tu fai il tuo progetto di innovazione sociale. Durante il corso, se hai un lavoro, lo fai nel tuo lavoro, altrimenti ti aiutiamo noi a trovare o uno stage o una consulenza da remoto per mettere in pratica quello che impari. In più impari da esperti, e anche questi sono da tutto il mondo e hanno competenze diverse che servono proprio a facilitare anche quel cambio di prospettiva, imparando da persone che non ti aspetteresti e imparando anche dai tuoi colleghi che vengono da tutto il mondo, e una parte forte nel imparare chi sei tu e che cosa vuoi davvero, che ti serve poi a trovare la forza di fare i passi necessari, col coraggio di cui parlavamo prima, per disegnare la carriera che vuoi. Perché c'è un tema di design della carriera che vuoi, che deve essere molto intenzionale, devi essere molto consapevole di quello che fai. Abbiamo il mantra che le conoscenze sono utili solo se messe in pratica, e quindi per questo vi dicevo ci sono gli stage per chi non ha già un lavoro, e ci sono anche una forte rete di partner che quando vedono arrivare un curriculum in cui c'è scritto che hai frequentato questo corso, hanno un occhio di riguardo, noi li chiamiamo employer partners, sono in tutto il mondo, ci fanno sapere quando hanno qualche job opening e noi lo segnaliamo ai nostri alumni. Il 93% dei fellows che ha fatto questo corso ci dice che li ha aiutati a sviluppare, a lanciare la loro carriera di impatto sociale. Questi fellows al momento sono già 572, vengono da 67 paesi nel mondo, davvero dappertutto, quindi se qualcuno di voi è interessato, non vi posso dire che ce ne saranno sicuramente altri italiani, anzi probabilmente no, chi lo sa, ma di sicuro posso dirvi che in ogni classe sono coperti tutti e 5 i continenti. Mi fermo su questi aspetti, condivideremo poi il link del corso per qualcuno che fosse interessato, e soprattutto vi dico che c'è una deadline per chiedere una borsa di studio che è la prossima settimana, ma mi fermo dal condividere perché vi ho voluto parlare velocemente di questo corso. Perché i 3 speaker che abbiamo oggi non vi parleranno del corso, ma vi parleranno della loro storia, ma sono 3 esempi perfetti di questi valori di cui vi ho parlato messi in pratica. Loro hanno frequentato il corso, Filippo l'ha frequentato in Kenya, Anna l'ha frequentato in India, Piera l'ha frequentato nella sua edizione digitale. Loro per me rappresentano 3 persone che hanno saputo fare quel design della propria vita, della propria carriera professionale, cercando di mettere al centro di che cosa avevano davvero voglia loro come professionisti, come individui, le loro competenze e di che cosa c'è bisogno là fuori, no? Quindi l'osservazione della realtà per poterla cambiare, hanno messo insieme tutti questi elementi e hanno avviato la loro carriera di impatto sociale. Mi fermo e do la parola a Anna, che è la prima a raccontarci la sua esperienza. E a te, Anna. Grazie Francesca. Dai pure Giovanni, non so se volevi aggiungere qualcosa. No, volevo solo aggiungere una cosa. Beh, grazie mille Francesca, fantastica spiegazione, ed è secondo me anche bello vedere che ci siano 3 persone italiane, 3 ragazzi italiani che hanno partecipato a questo progetto, che ha un'area molto internazionale, no? Quindi è bello che anche in Italia si muova qualcosa. E volevo solo intromettermi per aggiungere la prossima slide di Mentimeter. Prima di parlare di innovazione sociale, ci piacerebbe chiedere a voi qual è la vostra
Una parola che viene in mente quando pensate a innovazione sociale, ecco, così per sapere cosa... Così è carino per vedere anche un attimo, tenere attive le persone, quindi pensate voi, poi se volete proporre, scrivere parole compariranno magicamente, adesso che lo sapete, Alessandro, adesso che lo sai, mi aspetto una bella parola, altrimenti poi Anna, comunque puoi iniziare se vuoi la tua presentazione del tuo... Arrivano le parole. Eccole. Gratuità, migliorare le vite altrui, uguaglianza, equità. E dai, collaborazione. Così. Fantastico. Grazie a quelli che stanno aggiungendo. Fare del bene a te stesso. Io mi perdo quali sono sostenibilità, futuro. Dare, collaborazione, non mi ricordo, migliorare le vite. Dai, ottimo, mi sembra che sia carino. Cosa dici, Francesca? Sì, mi piace molto. Vedremo ora dalle storie dei nostri speaker quanto queste cose entrano e sono messe in pratica nelle varie esperienze. Collaborazione, mi piace molto. Il cambiamento emerge anche Mentimeter, cambiamento assolutamente. Lavorare con uno scopo, pensiero laterale. Generosità, giustizia. Ok, dai, direi che passiamo ad Anna. Anna, partirei proprio la parola che lì al centro diventa sempre più grande, che è cambiamento, no? Effettivamente è quello che ho fatto all'incirca 4 anni fa, quando lavoravo per una realtà italiana, classica azienda, e sentivo a un certo punto che stavo seguendo il classico manuale della vita, ma che quello che stavo facendo, sentendo, le mie azioni, le mie parole non erano in realtà completamente allineate, no? E quindi in quel momento ho deciso di effettivamente mollare tutto e di ripartire da me stessa. L'ho fatto iniziando a riconnettermi con la natura, con la terra, facendo il cammino di Santiago, dalla Francia appunto alla Spagna, da Saint-Jean-Pied-de-Port. Sono stati veramente 30 giorni per me estremamente importanti, perché mi hanno permesso veramente di comprendere l'importanza dell'essenziale, proprio la riconnessione con le persone, ma anche proprio con la nostra madre terra alla fine, no? Che a me, per me è una grandissima fonte di energia. E da quel momento poi ho deciso di effettivamente fare uno shift. E io mi occupo di progettazione di servizi e di esperienze educative, e quello che ho fatto in realtà proprio da 4 anni fa è proprio di focalizzarmi esclusivamente su progetti di innovazione sociale, e per farlo volevo in realtà esplorare un po' il mondo. Quindi sono partita per l'India, inizialmente con un biglietto di sola andata, partendo dal sud dell'India, e l'idea era semplicemente quella di iniziare a viaggiare dal sud al nord. Avevo contatti con diversi progetti di innovazione sociale e quindi di iniziare a collaborare con diversi progetti in giro per l'India. In realtà proprio da lì ho iniziato a capire che non bisogna tantissimo fare più di tanto progetti in alcuni casi, ma bisogna comunque veramente seguire anche il flusso. Credo che quando veramente le cose si allineano cade tutto, non per caso. Infatti è stato proprio lì che ho conosciuto una ragazza che stava frequentando il percorso di Amani Institute Social Innovation Management, e quindi ho deciso di trattenermi lì per più tempo e di intraprendere questo percorso, che mi ha permesso in qualche modo di allineare ancora di più queste mie azioni con questo mio sentire, no? Ed è da lì che poi non mi sono in realtà più fermata. Infatti ho fatto queste collaborazioni per progetti di innovazione sociale un po' in giro tra Thailandia, Australia, dove ho potuto mettere in campo un'altra mia grande passione, che è quella dei progetti nel campo olistico, quindi benessere comunque, che credo sia fondamentale.
e poi Centro America e Sud America. Quindi ho avuto modo di effettivamente lavorare in ambito sociale come designer in diverse parti del mondo. E non a caso sono tornata in Italia causa Covid, ma in realtà mi ha portato anche tante tante come il progetto Scostumati, che è stato in realtà fondato come associazione qualche mese fa, ma che ormai è nato da più di un anno. Si tratta di in realtà una community multidisciplinare di persone che hanno competenze di innovazione e sono pronti a collaborare per invertire un po' la storia del nostro Sud Italia, non soltanto per persone che provengono dal Sud e che vivono nel Sud, magari chi è andato via o chi è qui per poco tempo, chi magari ha voglia di contribuire, proprio con collaborazioni con realtà del posto, con il design, quindi diversi progetti, per cercare in qualche modo di mettere le mani in pasta e di fare qualcosa di concreto per il nostro Sud. Infatti un piccolo teaser, il 21 giugno lanceremo un gran bel progetto itinerante, parte in digitale e non, per diverse regioni del Sud Italia, quindi se siete curiosi vi consiglio di seguire appunto il sito Scostumati, che credo potete vedere in condivisione, confermatevi, non so se si vede o meno. Sì, perfetto, quindi scostumati.org, appunto se anche voi vi sentite un po' scostumati, avete voglia di contribuire con le vostre competenze, un po' anche un po' di attivismo, design activist come lo definiamo noi, assolutamente siamo una community di super scapestrati, un po' scostumati è vero, ma che abbiamo tanta voglia di fare per la nostra terra. Non vorrei togliere ulteriore tempo perché credo di essere andata già fuori tempo, quindi... Francesca, non ti sentiamo, forse sei in muto. Esatto, da manuale. No, dicevo, sei stata bravissima, tempi perfetti, lascerei la parola a Piera, ma poi c'è tempo per farci domande tra noi e raccogliere le domande di tutti, quindi potete sia scrivere le domande in chat, che più tardi invece avremo proprio un momento su Mentimeter per raccogliere tutte le vostre questioni, ma adesso intanto la parola a Piera e poi ci ritroviamo per commentare tutti assieme. Grazie Anna, tanto. Grazie. Grazie Fra. Oltretutto, perfetto link, perché il motivo per cui io sono andata a Mani è stata Anna, che la vita l'ha portata sulla mia strada, sul mio percorso, è stato fantastico. Allora, ditemi se vedete il mio schermo. Mi vedete? Eccolo. Ok. Bene, allora, io stavo riflettendo ieri su... volevo cercare di capire su cosa infocare la mia presentazione, e pensavo che mi sentivo estremamente contenta di parlare di impatto sociale e nomadismo digitale, perché sono stati due sogni fino a tanto tempo fa e oggi posso dire di averli raggiunti. Io ho iniziato la mia carriera, al Politecnico di Milano, ho studiato design dei servizi e il momento in cui mi sono innamorata di quello che facevo è stato quando c'era questa professoressa, Carla Cipolla, che ci parlava di innovazione sociale nelle favelas a Rio de Janeiro. E lì mi sono resa conto che potevo adoperare quello che stavo imparando per creare realmente un cambio nel mondo, un impatto sociale. La realtà poi è stata che ho iniziato a lavorare nel mondo corporate, nel mondo delle aziende, ho lavorato in Italia, ho lavorato in Sudafrica, ho lavorato in Argentina e l'ultimo posto in cui ho lavorato è stata l'Olanda, sempre come designer di servizi. Diciamo quindi che sono sempre stata un po' nomade, perché ho viaggiato cercando opportunità di lavoro in posti in cui volevo vivere. E poi è arrivato il 2020, è arrivato il Covid, che è stato un avvenimento terribile, è stato un anno molto difficile per molte persone, per me è stata la più grande rivoluzione, perché il tipo di lavoro che faccio io è un lavoro con le persone, è un lavoro di coprogettazione, e finalmente grazie al Covid questo è stato possibile farlo anche da remoto, quindi finalmente, diciamo, molte cose sono cambiate nella mia vita. E insieme al Covid è arrivato anche Amani, e Amani, appunto il percorso di cui Francesca parlava prima, il percorso di Social Innovation Management, Amani mi ha fatto ragionare sulla mia vita, sul percorso
che stavo facendo e su dove voglio focalizzarmi nella mia vita, su dove voglio investire le mie energie, e soprattutto mi ha dato la consapevolezza che è possibile lavorare per fare un cambio nel mondo, per creare un impatto sociale. E, oltre a un grandissimo network di persone, che molte di loro sono anche oggi qui parlando su impatto sociale e nomadismo digitale. E quindi il 2020 per me è stato un anno di trasformazione, l'anno in cui ho deciso di fare il passo, ho deciso di lasciare il mio lavoro, un lavoro ben pagato, con prospettive di carriera, per scegliere lo stile di vita che io ho sempre sognato e i tipi di progetti su cui io voglio investire le mie energie. E quindi il primo posto dove sono, così questo era il modo in cui io mi sentivo, cioè proprio il giorno in cui ho deciso di seguire questo sogno mi sentivo veramente felice perché è possibile, è fattibile ed è più facile di quello che uno sente o di quello che uno sembra. Il primo posto dove sono stata è Matera, perché comunque i posti dove vado sono posti in cui mi interessa esplorare progetti che mi sembrano interessanti. A Matera c'è un co-living Casa Natural, quindi volevo esplorare questo concept di una casa dove le persone dormono e lavorano allo stesso tempo. A Matera c'è Agora Agri, un progetto sviluppato, uno dei co-founder e lo stesso founder di Casa Natural, che è un orto urbano per i cittadini, e quindi volevo vedere questo progetto di innovazione sociale dove i cittadini si stanno appropriando di uno spazio nella città e lo stanno trasformando. E quindi nella mia esperienza a Matera stavo lavorando da remoto da Matera, e parallelamente a questo ho fatto un workshop di visual thinking per la comunità di Casa Natural. Ho facilitato dei workshop con i cittadini dell'orto urbano di Agora Agri, che vedete qui in alto, e insieme ai bambini abbiamo coprogettato il futuro di questo parco urbano e abbiamo dipinto un murales collaborativo, il risultato lo vedete qui sotto, mettendo insieme tutte le visioni dei bambini. E quindi poco a poco ho iniziato a viaggiare in comunità e a mettere a servizio, diciamo, tutto quello che io ho imparato durante questi anni. Poi quest'anno ho deciso di andare a Madeira. A Madeira c'è Gonzalo Hall, che sta sviluppando, sta trasformando un paesino, Punta du Sol, in un digital nomad village, in un villaggio per nomadi digitali, con la visione futura di creare un impatto sociale sul territorio e di trasformare completamente la realtà di Madeira e di Punta du Sol, e sta realmente succedendo. Quindi sono andata lì spinta dalla voglia di vedere cosa stava succedendo e di partecipare a questa trasformazione. A Madeira ho avuto il mio primo contratto da remoto per una grande NGO in Olanda, con cui sto ancora ora collaborando, quindi il mio primo lavoro vero per creare un impatto sociale, quindi non vi posso dire l'emozione che è stata per me. E parallelamente sempre a questi lavori ho aiutato la comunità di Digital Nomads Madeira a strutturarsi, quindi abbiamo fatto dei workshop per progettare la comunità con la comunità, quindi cosa significa creare comunità, che tipo di attività vogliamo fare, come vogliamo anche creare un legame con il territorio. Ho aiutato diverse NGO facendo un po' di facilitazione strategica, aiutandoli a definire obiettivi, a strutturarsi, e quindi ho avuto opportunità di incontrare persone interessanti, di ancora una volta di mettere a servizio le mie capacità. E quindi per me il nomadismo digitale e l'impatto sociale sono interconnessi, perché è la possibilità di restituire al mondo ed è anche la possibilità di restituire alle comunità del mondo. E ci sono due punti in cui io vedo proprio l'impatto del nomadismo digitale e l'impatto sociale del nomadismo digitale. Allora, da un punto di vista personale, è l'impatto personale. Io posso finalmente dire di aver adattato il mio lavoro al mio stile di vita ideale, perché io voglio viaggiare e voglio viaggiare e voglio esplorare progetti interessanti e partecipare a progetti interessanti. E quindi posso finalmente essere una persona felice, libera di vivere come voglio, ma anche questo mi sta permettendo di sperimentare diverse cose e di costruire il tipo di profilo professionale che io voglio essere.
E dall'altra parte l'impatto sul territorio e l'impatto sulle comunità, perché come me ci sono tanti altri nomadi digitali che stanno viaggiando e stanno mettendo a servizio le loro conoscenze e le loro capacità su tutti quei territori che da italiani sappiamo che c'è un bisogno estremo di queste competenze e di queste conoscenze su altri territori che non sono né Milano e né Roma. E niente, vi voglio lasciare dicendo che per tutte quelle persone che hanno sempre, che stanno pensando magari di transitare verso una carriera a impatto sociale, uno stile di vita nomade, di fare il passo, perché oggi è una cosa magari innovativa o può essere vista come una cosa innovativa, ma io sono sempre più convinta che questo è il futuro. Avremo la possibilità di scegliere dove vivere e scegliere dove lavorare, e l'impatto sociale sarà un ingrediente fondamentale di ogni professione e di ogni lavoro. Quindi se ci state pensando, fate il passo, ecco. Grazie. Grazie mille, Piera. Poi hai le tue slide sempre bellissime, il tuo tratto è ormai per me un marchio di riconoscimento, ma sei meravigliosa nel modo in cui riesci a sintetizzare i concetti. Lascerei la parola a Filippo. Filippo a te. Eccomi, ciao ragazzi, grazie per l'invito. Mi metto un timer così magari non rischio lungo. Allora, da dove parto? Parto dal Fatide, vado a braccio, perché in questo momento sono nella sesta tappa dello Skillando Italian Tour, che è un'iniziativa di volontariato digitale, che mi ha visto in viaggio in bicicletta partendo da Milano 6 settimane fa per portare la trasformazione digitale e l'innovazione all'interno del terzo settore in 6 città sulla penisola. Quindi se mi vedete con questa felpa qui, è l'unica felpa che ho, che indosso ormai da 6 settimane, che ho lavato probabilmente 2 volte in questo periodo. Quindi questo è un pochettino il rovescio della medaglia quando inizia a ibridare il nomadismo digitale con il minimalismo con il quale sei costretto a fare i conti quando vuoi fare un viaggio in bicicletta o a piedi, così come magari qualcuno di voi ha nominato durante il Cammino di Santiago. Allora, come è iniziata questo mio cambiamento, questo mio shift? È iniziato, vi do una premessa, io ne provengo dal mondo startup, ho fondato un'azienda in questo mio percorso professionale 10 anni fa, una startup, una bella startup con la quale avevamo raccolto 1 milione di euro. Dopo 4 anni all'interno di quell'azienda di cui ero inviato, ho iniziato ad avere una sorta di tensione dentro, io la chiamo tensione, una sorta di tensione evolutiva che continuava a pormi delle domande, e la domanda principale era: perché sto facendo quello che sto facendo, no? Un po' la Simon Sinek, le persone di solito sanno che cosa stanno facendo, come lo stanno facendo, ma molto spesso manca un pochettino lo scopo, il purpose. Quindi un po' in quel word cloud che è stato presentato inizialmente con il Menti, probabilmente la parola chiave, cardine, antecedente alla parola cambiamento dovrebbe essere il purpose. Quindi io, quando non riuscivo effettivamente a rispondere il motivo per cui effettivamente stavo facendo quello che stavo facendo, che era una bellissima realtà aziendale, una bellissima esperienza professionale in cui sono cresciuto tantissimo e dove avevo anche tante responsabilità perché lavoravo 12 ore al giorno, a un certo momento ho incontrato Francesca, che mi ha raccontato la sua storia. E allora ho capito che Francesca è stata il puntino di quel puzzle che mi mancava, e da lì a un mese, durante un CDA, ho dato le dimissioni, e dopo 6 mesi ero in Kenya, a Nairobi, e sono diventato appunto a mani alumni. E durante quell'esperienza, premessa che ne venivo da un mondo totalmente for profit, perché eravamo quasi una scale up che doveva fare conti con metriche, con KPI, con ritorno di investimento, budget, investitori. In quel contesto ho capito che forse lì potevo trovare una risposta, quindi sono stato totalmente aperto a farmi contaminare, a parlare con tutte le persone che incontravo per strada, e in quella modalità di learning ed esplorativa ho conosciuto 2 ragazzi che mi hanno invitato in una scuola nello slum in Kibera a Nairobi, e da lì è nata un pochettino tutta questa storia. In quella scuola dove mi sono recato il giorno dopo mi sono sentito super super a disagio, perché avevo le mie sneaker bianche, avevo uno zaino North Face, avevo un MacBook dentro lo zaino, da bravo nomade digitale, avevo tutto il mio equipment ad hoc, ma era a disagio, perché in quella scuola si insegnava informatica e coding gratuitamente a dei ragazzi che lavoravano su dei computer che probabilmente io ho visto negli anni 90 o a cavallo degli anni 2000.
Così gli diedi una mano, decisi di iniziare quel mio percorso di volontariato, l'ho definito così, condividendo a livello proprio di docenza, di formazione, di condivisione, quello che avevo fatto nelle mie esperienze professionali di startup. Poi io sono un ingegnere, una mente abbastanza tecnica, sono stato un developer, quindi ho messo insieme ulteriormente i puntini e ho iniziato a insegnare coding in quella scuola. E da lì oggi è iniziato un pochettino tutto questo percorso che mi ha portato a diventare, a costruire questa iniziativa che è appunto Skillando Digital Volunteering, che è una community di nativi digitali, di nomadi digitali o comunque di ragazzi e di ragazze che hanno delle competenze nel digital e che stanno cercando una risposta a quella domanda che magari avevo anch'io, che penso che sia comune a molti di noi, e che quindi mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie competenze a favore di organizzazioni no profit in mondo. Ad oggi sono stato due volte in Africa ad aiutare due startup a impatto sociale, una volta a Bangalore e appunto adesso sono a Santa Margherita di Bellice, questo paesino disperso nell'entroterra della Sicilia, ad aiutare l'ultima organizzazione di questo tour, che sono dei ragazzi meravigliosi che purtroppo sono costretti a vivere su una sedia a rotelle, ma nonostante questo giocano a hockey. E io un'ora fa ho finito di giocare a hockey su una sedia a rotelle elettrica, sfidando questi ragazzi che mi hanno accolto a braccia aperte, a me, a tutti i ragazzi, tutti gli altri volontari che hanno aderito a questa iniziativa, e li abbiamo sfidati appunto all'interno di questa sfida su una carrozzina elettrica. È stata una cosa che veramente molto molto profonda, molto toccante. Questa è un pochettino la mia storia. Giusto per concluderla, dico l'ultima cosa, che le cose più belle che sono successe nella mia vita sono successe quando ho rotto quella vita precedente, quando ho ascoltato, tra virgolette, quella mia tensione e sono uscito un pochettino da quella che viene comunemente detta comfort zone. Grazie Filippo, io ho una marea di domande per tutti voi perché avete detto un sacco di cose interessanti, ma io so anche altri retroscena che vorrei far emergere, però voglio prima rispondere a una domanda o due, anzi due o tre, che sono su questo filone, che è: sì, vabbè, ma se uno è over 40 e c'ha famiglia? Allora, innanzitutto fatemi dire che io sono abbondantemente over 40, lo ero già quando ho deciso di fare quest'anno sabbatico, però è vero che io personalmente non ho figli e quindi forse ero un pochino più agile. Però voglio raccontarvi anche un'altra cosa, cioè il concetto di nomadismo digitale non vuol dire dover essere permanentemente in viaggio, vuol dire essere là dove vuoi essere. E se dove vuoi essere è con la tua famiglia, nella città in cui abiti, nei 9 mesi in cui le scuole sono in corso e quindi devi star lì perché i tuoi bimbi vanno a scuola, stai lì, ma poi magari appena finisce la scuola puoi muoverti e stare dove hai voglia di essere, che può essere all'estero, che può essere in un altro contesto. Un altro modo di interpretare il nomadismo digitale se hai famiglia è come lo sta facendo un'altra fellow di Amani Institute Italiana, quindi vi racconto tutte storie reali, non sto a fare solo teoria. Lei tra l'altro parlerà domani in un evento simile a questo che faremo in inglese con Escape the City, che è un'altra organizzazione inglese che si occupa di questi temi, e Viviana per esempio da sempre lavora nel mondo della cooperazione internazionale, quindi lei, se volete, partita prima dal lavorare nel settore dell'impatto sociale e poi è diventata nomade. Perché è diventata nomade? Perché il suo compagno fidanzato si trasferiva ad Amsterdam e lei è riuscita a declinare la sua carriera nel mondo della cooperazione internazionale in chiave nomade, ha negoziato di poter seguire dei progetti digitali e adesso vive ad Amsterdam, ha una bimba piccola nata da qualche mese, ma da Amsterdam lei lavora per un NGO che fa progetti in Africa. Allora, quello che credo che il messaggio che vogliamo dare tutti non è che sia banale, che da un giorno all'altro hai la bacchetta magica, ma che se vuoi individui la strada in cui nomadismo digitale vuol dire soprattutto flessibilità, e questa flessibilità te la giochi rispetto alle esigenze tue private e individuali. Non c'è il nomade digitale ricetta X uguale per tutti. Io vi faccio altri esempi. Nel mio caso, appunto, pre-pandemia era molto di viaggiare, stare nei vari paesi del mondo. Poi, per vicende personali, per me nomadismo digitale, i vantaggi del nomadismo digitale sono stati anche che ho potuto passare parecchi mesi in posti diversi. L'ultima volta è stato a gennaio, c'è stato mio padre ha avuto un problema di salute e io mi sono trasferita nella città dove l'hanno operato. E questo per me è anche nomadismo digitale, cioè vuol dire posso essere là dove voglio essere, non in fuga per un weekend, corro a trovare mio papà in ospedale, ma posso stare lì.
posso esserci, e questo senso di essere, secondo me, è quello che fa davvero la differenza. Taccio, non so se gli altri vogliono aggiungere qualcosa sul tema degli over 40 con famiglia. Io? Vai! Sì, anch'io sono un over, diventerò papà a breve, questa è la bella news. Aggiungo un pezzo a quello che ha detto Francesca. Giustamente non esiste l'istruzione perfetta, non esiste il profilo perfetto del digital nomad. Ognuno, in maniera coerente alla propria vita lavorativa, dovrebbe riuscire a costruire il proprio profilo nomade digitale. Io, per esempio, viaggio molto, ma ho scoperto che mi piace tornare spesso a casa, quindi ogni 3 mesi poi mi stanco e voglio tornare un po' a casa e stare 2 mesi a casa, 3 mesi a casa e ritornare un pochettino alla mia routine classica per poi ripartire nuovamente. Quindi questo per dire che non esiste effettivamente un manuale, un'istruzione per diventare, tra virgolette, nomadi digitali. Grazie, grazie della testimonianza, Filippo. Grazie, avete detto... Credo che abbiate espresso benissimo il concetto, quindi passerei oltre. Io, okay, Francesca, volevi ancora rispondere? Non vedo arrivare altre domande, se arrivano fatemi notare, ditemelo, ma se no io ho qualche domanda in cantiere pronta per i nostri speaker. Allora, una è, tutti voi siete stati in posti diversi, avete lavorato da posti diversi, no? Anna non l'ha citato, ma insomma Anna ha lavorato per molti mesi, è stata in India, se non sbaglio è stata anche in Australia, prima che scoppiasse la pandemia stava lavorando in un'organizzazione no profit a Santo Domingo, insomma, e adesso sta lavorando in Italia. Allora, che cos'è, al di là delle differenze di paese, Filippo ci ha raccontato le sue esperienze, Africa, India, Italia, e idem Piera, al di là della differenza di luogo, che cosa è comune quando il nomade digitale arriva in un posto? Qual è lo spirito con cui si approccia al luogo? E come individua qual è il modo giusto di avere impatto sociale in quel contesto? Che domande si fa? Domanda... Ma personalmente... personalmente, cioè, io cerco di arrivare in un posto in realtà proprio senza alcun tipo di preconcetto, assolutamente cercando di immergermi appieno nella realtà locale, nella cultura locale. Ho avuto veramente la fortuna di vivere in posti completamente diversi e di vedere cose che non avrei mai immaginato, ed è quello che mi ha completamente aperto la mente in realtà. E credo che quello che fa la differenza in ogni posto sono le persone, nel senso che credo che sia quello il vero valore aggiunto. E in realtà, in molti casi, ovviamente, abbiamo delle culture completamente diverse, ma la cosa bella è la contaminazione, assolutamente, è la cosa più bella che ci possa essere. E io adoro anche il concetto un po' di vulnerabilità. C'è Brené Brown, che tengo particolarmente a cuore, che parla tanto di coraggio e vulnerabilità, ed è proprio quello che io cerco di mostrare, comunque l'approccio che io ho quando mi avvicino a gente che non conosco, no? E a culture, a posti completamente diversi. Quindi è proprio quello di abbassare completamente le barriere e i muri, a mostrare la mia vulnerabilità, perché ce l'ho come ce l'hanno tutti, e questo mi permette veramente di entrare in estremo contatto e profondità con la gente del posto. Poi ovviamente... questo ti permette anche proprio parlare con la gente, ti permette di scoprire mondi estremamente interessanti e magari vicini ai tuoi valori, alle tue visioni, no? E quindi di scoprire anche tanti progetti molto belli. Io condivido appieno quello che Anna sta dicendo, aggiungerei anche sorridere tutto il tempo, anche se non parli la stessa lingua, sorridere e cercare di connettere in quel modo. Io personalmente, quando anche poi viaggio, a me non sono una persona molto organizzata, quindi non organizzo i miei viaggi, però mi piace sì fare ricerca su cosa sta succedendo nel territorio, cioè se ci sono progetti appunto interessanti o realtà con cui posso entrare in contatto da esplorare. Inizialmente andare lì, fare una conversazione, parlare, vedere di cosa si tratta, e se sento che c'è energia, che c'è una connessione, poi capire come poter fare qualcosa insieme e alla fine divertirsi, perché poi il lato anche bello è
poter esplorare questi progetti e proporre progetti insieme che siano divertenti e dove io ho la possibilità anche di sperimentare altre cose, quindi questa è una cosa anche che mi piace fare. Posso aggiungere anche io un pezzettino prima? Secondo me, almeno dal mio punto di vista, ed è giustissimo quello che hanno detto sia Anna che Piera, io ogni volta che vado in un posto mi iscrivo a qualunque meetup, cioè il meetup di yoga, il meetup di Python, il meetup di Kodi, il meetup di qualunque cosa, perché? Perché conosci le persone del posto e lì nascono le relazioni, no? Questo è una cosa che faccio spesso. E poi prima di partire cerco sempre di capire, di studiare un pochettino la cultura del posto, onde evitare quelli che vengono comunemente detti figuracce, ok? Perché in determinati posti, in determinati continenti, in determinate culture, alcune cose non sono ben viste, così come ad esempio fare le foto in giro per la città di Nairobi, cioè non è una pratica consentita. Fantastico, grazie a tutti e tre per gli spunti, direi che siete stati esaustivi, ottimo. Io direi di quindi passare anche alla possibilità di fare domande, visto che stanno arrivando in chat, direi allora. Quindi alla fine questa qua è rimasta la nuvola delle definizioni di innovazione sociale che abbiamo dato. E quindi direi che adesso potete, se avete domande potete scriverle sia in chat, adesso non visto che ne sono arrivate alcune, altrimenti le potete scrivere direttamente su Mentimeter, ricordo andando su questo link menti.com e utilizzando questo codice potrete scrivere lì e man mano che appariranno faremo rispondere gli speaker, se poi avete uno speaker in particolare, altrimenti lo facciamo quindi, in generale. Domande su Mentimeter per chi vuole farle via social, però intanto ce n'è una che è arrivata che dice: non mi è chiaro come vi guadagnate da vivere, ed è una domanda molto intelligente, molto saggia. E io voglio riprendere quello che stavo dicendo all'inizio nella mia presentazione: impatto sociale non vuol dire fare solo volontariato, vuol dire anche rendere sostenibile quello che fai. La sostenibilità non è solo esterna, è anche interna a noi, dobbiamo poter continuare ad andare avanti in quello che facciamo e quindi in qualche modo bisogna lavorare. Quindi alcuni di noi sono freelance, lascerò rispondere anche gli altri. Io nel mio caso con Amon Institute sono, come dire, un contratto, è come se fossi un freelance, una partita io, perché è un'organizzazione internazionale, però in realtà ho un ruolo a tempo pieno, insomma, è il mio lavoro che semplicemente si svolge da remoto. Faccio anche delle altre cose, delle altre consulenze, il punto è sempre di mettere tra i criteri del tuo lavoro che lo fai da remoto. E devo dirvi che in questo senso la pandemia, di cui io parlo sempre con grande rispetto e grande cautela, perché è stata una tragedia, lo è tuttora, e non mi va di fare quella che dice, è stata un'ottima opportunità. La pandemia è una tragedia enorme, ma ha portato anche dei cambi che altrimenti forse avrebbero richiesto secoli, e quindi anche le imprese, anche le organizzazioni, anche chi ti chiama per una consulenza, oggi vede con meno perplessità la cosa che dici: sì, guarda, io il lavoro te lo faccio volentieri, ci vedremo su Zoom. C'è stato prima in cui la gente mi domandava: ma tu dove abiti? Io rispondevo su Gmail, e questa cosa li faceva ridere. Oggi non li fa più ridere, è una cosa che si comprende. Allora, si può lavorare da remoto, vuol dire che devi saper usare gli strumenti per il lavoro da remoto. Anche le aziende si stanno organizzando. Certo, magari ci saranno delle aziende in che non te lo lasciano fare, però lì entra in gioco quel coraggio di cui parlavamo prima, di affacciarsi e scoprire che altro c'è. E quello che cerchiamo di dimostrarvi oggi è che là fuori c'è molto altro rispetto al posto fisso, sia come contratto, sia come posto fisico fisso dove devi stare. Mi fermo, voglio lasciare la parola anche agli altri, in particolare mi piacerebbe se Filippo ci raccontasse un po' anche come l'esperienza di Skillando da puro volontariato è diventata anche un'operazione che si autosostiene, come se ti va di raccontarlo, e anche Anna e Chiara a voi. Sì, volentieri. Allora, tanto rispondo magari alla domanda, un pezzettino di domanda di Ali Kemei. Allora, io sono un libero professionista ormai da tanti anni, lavoro nel contesto della trasformazione digitale e innovazione, e tutta questa pandemia ha incrementato notevolmente la richiesta di consulenze. E contestualmente a questo ho delle docenze totalmente remote, ormai dall'anno scorso, dentro Talent Garden Innovation School, dentro Marangoni e dentro Ibicocca, che erogo al 90% ad oggi totalmente remoto, quindi casa mia in Liguria, alzata ad hoc, un setup ad hoc proprio per erogare, per fare delivery totalmente online.
Come mi mantengo? Sono entrato dentro Copernicana, e questa secondo me è una cosa interessante. Copernicana è un'azienda della quale io non ho ancora conosciuto fisicamente i miei colleghi. Un'azienda totalmente remota, totalmente distribuita, e probabilmente conoscerò i miei colleghi quando tornerò da questo Italian Tour durante un off-site. Però sono già 6 mesi che lavoro con loro e non li ho mai incontrati fisicamente. Questo semplicemente per dire che si parla tanto di smart working, ma forse sarebbe più corretto invertire le due parole. Per me è più working smart che smart working. E questo è proprio, secondo me, un mindset, che è una cultura che, tra virgolette, si sta anche un po' diffondendo. E vi faccio un esempio nuovamente stupido. Io la settimana scorsa, era sabato mattina, ero in una lavanderia a gettoni in provincia di Napoli, stavo facendo il lavaggio di quei 4 capi che mi sto portando indietro, e con un hotspot stavo mettendo online una campagna per Skillando Digital Volunteering. Quindi questo per dire che il lavoro è qualcosa che si fa piuttosto che un posto dove si va. Questa è, tra virgolette, un pochettino la definizione che secondo me sta alla base del remote working, del nomade digitale e quant'altro. Ottima definizione, bravo. Condividiamo in pieno. E poi io vorrei aggiungere anche un'altra cosa, che ti apre anche la possibilità di lavorare, di collaborare con tutto il mondo. Cioè, il mercato non è più solo l'Italia, non è più solo la regione o il posto in cui risiedi. Io, per esempio, lavoro come freelance per 2 aziende olandesi, quello è principalmente il mio lavoro, e poi faccio progetti lateralmente, però cerco, diciamo, opportunità di lavoro in tutto il mondo. Potete comunque cercare, ci sono piattaforme online, remote work, mi pare che sia una, ce ne sono varie, dove si possono trovare opportunità di lavoro in tutto il mondo lavorando da remoto. E quindi anche lavorare da remoto apre moltissime opportunità, a parere mio. Grazie Piera. Anna, vuole aggiungere qualcosa su questo? In realtà anche io per diversi anni, come diceva prima Francesca, ho lavorato all'estero, in realtà oltreoceano, a dire la verità, e in alcuni casi ho trovato lavoro sul posto, in altri invece ho avuto un'opportunità mentre ero magari dall'altra parte del mondo, e siccome è interessante, è in linea con la mia visione, ho deciso di spostarmi. Attualmente, da quando sono in Italia, appunto, oltre che la parte di scostumatico, comunque dicevo, un progetto comunque di attivismo, ho collaborato, diciamo, per diversi mesi con una realtà sempre, appunto, con contratti, diciamo, di collaborazione autonoma, quindi non dipendente. Invece da pochissimo tempo sono entrata full time in questa realtà, però mantenendo comunque la mia autonomia nella gestione, diciamo, del luogo di lavoro. Quindi, infatti, anche io, come Filippo, a parte alcuni colleghi che già conoscevo e gli altri non ho ancora avuto modo di conoscerli personalmente, avrò modo di farlo a breve per un retreat aziendale, e quindi in realtà è possibile. Poi una piccola chicca, semplicemente perché io amo questo stile di vita. Quando ero in Australia ho avuto modo di vivere la vita on the road, trasformando un 4x4 in una piccola casa, e quindi durante la pandemia, appena sono tornata qui, avevo bisogno di sentire questo appunto approccio, e quindi ho trasformato un vecchio T4 che avevo in garage, l'ho convertito in un minivan. Spero magari di avere modo, appunto, anche di lavorare essendo autonoma a livello proprio di energia, con pannelli solari, di lavorare, appunto, magari, perché no, immersa nel verde, in alcuni casi quando possibile, non sarebbe assolutamente male. Guarda, su questo vorrei aggiungere un'altra piccola cosa, perché vedo anche le domande su come si cerca lavoro, quali sono le piattaforme per trovare lavoro da remoto. Allora, noi fin qui vi abbiamo raccontato prevalentemente esperienze da freelance, che il futuro del lavoro probabilmente va più in quella direzione. Però nel mondo dell'impatto sociale in particolare, siccome le organizzazioni no profit che fanno impatto sociale sono molto attenti a quelli che si chiamano overheads, no? Agli extra costi, tutto ciò che puoi abbattere lo abbatti, perché il tuo obiettivo è di poterti sostenere per avere l'impatto sociale che vuoi avere, qualunque sia il settore: food, salute, education,
qualsiasi sia il settore, un'impresa, un'organizzazione no profit o anche una B Corp, anche un'impresa sociale, tutti questi modelli ibridi dove il profitto non è il primo obiettivo che ti dai, l'obiettivo è l'impatto sociale con un po' di sostenibilità per poter continuare a fare quello che fai. Tutte queste organizzazioni tengono i costi bassi, quindi per assurdo, se voi cercate sulle piattaforme generiche, generaliste, che offrono job posting, che segnalano job posting, che segnalano opportunità di lavoro, voi cercate semplicemente quella parola chiave remote. Vi accorgerete di quante organizzazioni nel settore dell'impatto sociale offrono posti di lavoro che in Italia chiameremo a tempo indeterminato, il posto fisso, che però hanno la caratteristica di essere location independent. Anche perché l'impatto sociale spesso richiede che tu ti muova, pensate a tutti gli interventi di cooperazione internazionale, pensate agli interventi di innovazione sociale sui comuni, sui territori. Se tu sei un'agenzia esperta di queste cose, non è che stai in un posto e ci stai tutta la vita, ci stai, hai l'impatto che vuoi avere e poi ti sposti. E allora, a maggior ragione, queste sono organizzazioni che sono felici di sapere che tu sei remote nel tuo modo di lavorare, che sei location independent e come prima stavi tutto il giorno in ufficio e quando era necessario facevi una trasferta di lavoro, adesso stai tutto il tempo dove devi fare e quando è necessario vai dove è necessario andare. Quindi insomma, non solo freelance, questo è il messaggio che voglio dire, ci sono tante opportunità non solo da freelance, su quello nel fare il salto da una carriera all'altra, magari mi dice vabbè, un passo alla volta, passo all'impatto sociale, passo al lavoro da remoto, però voglio ancora un contratto che mi copre tutti i mesi. Può fare. Brava, sì, questo è proprio il messaggio che vogliamo trasmettere, no? Che le possibilità di carriera anche da nomad digitale non riguardano solo i freelance, ma questa pandemia ci ha dimostrato che possono riguardare anche proprio dipendenti o imprenditori, liberi professionisti, chiunque voglia, ecco. E sto vedendo che intanto compaiono appunto, sì, di piattaforme dove trovare lavoro, ce ne sono veramente, veramente tante. E una domanda che era passata prima era questa qui, la domanda da porre a tutti i relatori è: quando sentirsi pronti, crescita personale e professionale, famiglia e impegni, come conciliare tutto? Che potrebbe essere un bello spunto per chi vuole cominciare. Vai, cominciando da Piera questa volta. Io penso che non si è mai pronti, cioè non arriverà il momento in cui sei pronto. Arriva il momento in cui non ce la fai più e dici va bene, basta, voglio vivere in un modo che sia allineato al mio obiettivo, cioè al contributo che voglio dare al mondo e anche allo stile di vita che io voglio, che mi fa stare bene, che rispecchia la persona che sono. Quindi per me è stato un po' così, cioè è arrivato il momento in cui io non ce l'ho più fatta, cioè ero in Olanda, lavoravo per il mondo corporate, business, hardcore, in una società che non mi rispecchiava, che non mi divertiva, cioè in cui non ero completamente me stessa, diciamo. Prova a riscriverlo. Ti sentiamo, Giovanni. Scusate. Tranquillo. E quindi niente, è arrivato il momento in cui non ce l'ho più fatta, ho detto va bene, tanto... adesso, penso che adesso questo sia uno dei momenti più eccitanti che stiamo vivendo, cioè... Ok, il Covid di nuovo non è molti stanno soffrendo e non è il migliore degli scenari, ma ci sta dando tantissime opportunità, molto si sta trasformando e secondo me partecipare a questa trasformazione e decidere di fare il passo e di trasformare noi stessi anche in tutto quello che sta succedendo, penso che sia il momento più opportuno per fare questo passo. Grazie. Concordo con quanto ha detto Piero, se posso aggiungere anche un elemento in base un pochettino alla mia esperienza. Io quando ho deciso poi di mollare tutto, non è stata proprio una cosa così impulsiva come magari la racconto, storytellandola e facendola un po' sulla classica narrazione fiabesca. Io lì così mi ero messo alla parte un budget, avevo capito quanto sarei riuscito a visibilmente e mi ero fatto, tra virgolette, un plan a 12 mesi per dire ok, fino a che punto arrivo con l'acqua alla gola. Poi il suggerimento è inizia questo cambiamento in un paese in via di sviluppo dove devi fare un downgrade, dove magari mangi riso e legumi tutti i giorni e dove magari l'affitto ti costa $200 e dove magari ti rendi conto dell'abbigliamento che ti sei portato dietro o lo regali o lo vendi. Quindi
Questo è un pochettino il tra virgolette quello ho fatto io. Ho fatto una sorta di previsione economica, ho fatto i miei economics su un Excel, ho detto con quanto riesco a vivere al mese. E poi è molto interessante perché comunque inizia quel tuo processo di minimalismo per il quale effettivamente ti rendi conto di quelle cose che sono realmente opportune a discapito di quelle che sono superflue. Molto vero. Grazie. Anna, vuoi dare la tua? Ah, in realtà credo che abbiano coperto un po' tutte le tematiche sulla domanda, quindi pienamente allineata con Piera e con Filippo. Io se possibile vorrei aggiungere una cosa, che è una frase che mi hanno detto una volta e mi è rimasta scolpita nella testa. Non è necessario essere completamente preparati, ma è necessario essere pronti. Qual è la differenza? Preparato vuol dire che hai tutto sistemato, hai tutto chiaro, hai tutte le caselle del file Excel compilate. Pronto vuol dire che sai come gestire dei rischi, come diceva Filippo, hai dei rischi calcolati. I rischi non si annullano né nel rimanere dove sei, perché può capitare di tutto, né nel muoversi. Devi scegliere di avere un orizzonte di certezze che per te sono indispensabili, ma di aprire delle porte alla serendipity, dice qualcuno, alle opportunità che vengono, alla sperimentazione. La vita da nomade digitale, o comunque la vita in cui ti rimetti un po' in discussione, secondo me è una vita in cui hai il mindset del prototipo. Provi, fai un test, vedi come va, fai dei passaggi successivi. Il grande salto è solo di scegliere di essere aperto alle opportunità che arrivano, perché poi arrivano. Grazie, grazie Francesca. Allora, prima di passare alle altre domande, non volevo solo dire, perché questo è un evento online, ma in realtà io ho anche del pubblico qui in sala e quindi stavo interagendo con il pubblico, no? Un altro, per tornare un attimo indietro, un aggregatore per esempio di lavori per l'impatto sociale da remoto è proprio Remote Impact, che è un sito che potete darci un'occhiata, per appunto proprio focalizzato sulle possibilità di lavoro da remoto con impatto sociale. Ecco, allora torniamo un attimo su Mentimeter, che ho visto che ci sono delle domande. Allora, piacerebbe sapere quante ore lavorate al giorno, giorno e settimana, settimana al mese, mesi all'anno, che consigli avete e che consigli avete per una persona che vuole diventare digital nomad? Prego. Posso andare veloce? Io non so più, cioè sì, ci sono delle ore che sono puro lavoro, ce ne sono altre che non ti saprei dire se è lavoro o è passione, perché sto lavorando in un luogo in cui voglio essere, con le persone con cui mi va di stare, e quando soprattutto prima, ancora di più, quando ero in Kenya, in Brasile, in India, non... ancora adesso ogni tanto combatto con mia madre, lo scrivevo in un articolo che abbiamo pubblicato qualche giorno fa su Nomi Digitali, quando mi dice come sono contenta che sei lì in vacanza, io dico mamma non sono in vacanza, sto lavorando, eh. Però la verità è un po' quella, è difficile segnare quella linea. Certo ti devi dare delle norme di autodisciplina per non fare notte al computer, perché comunque il computer è lì con te, puoi farlo sempre, puoi, però insomma, sono sì. Scelte sono... autodisciplina è una bella definizione. Va bene, dai, facciamone una risposta per uno, prevedo che ci sono diverse domande. Cosa fareste voi per aumentare in Italia la consapevolezza, la cultura del nomadismo digitale e l'innovazione sociale? Iniziare a farle noi primis. Vai, bravo. E creare eventi come questo. Esatto, parlarne, infatti. Far conoscere nomadi digitali che appunto non rispecchiano quella visione comune del ragazzino con lo zainetto che viaggia in giro, ma sono professionisti che stanno investendo magari la loro carriera anche in progetti che hanno un impatto sociale. Ok, grazie. Mi sono laureato di recente, vorrei entrare nel mondo dell'innovazione sociale ma non ho molta esperienza, sono un internship con un'associazione europea. Da dove posso iniziare secondo voi? Grazie. Vabbè, questa poi l'abbiamo risposta, se avete qualcos'altro a parte. Francesca, cosa dici? A mani? Non volevo dirlo, ma se vuoi dare un'occhiata al corso, la prossima edizione parte a luglio, è un bel modo per cominciare, è un bel modo per cominciare, e c'è proprio il tema dell'esperienza, di fare esperienza pratica. La teoria di Amani è che ci vuole pratica, e quindi tutti i nostri corsi hanno un elemento molto molto pratico, c'è l'apprenticeship, c'è il progetto che fai. Io, se non ricordo male, Filippo, dimmi tu se sbaglio, ma anche Skillando era parte del tuo progetto di innovazione sociale durante il corso di Amani Institute, quindi insomma
Sì. L'obiettivo è proprio di mettere le persone in moto in quella direzione. Ottimo. Che cosa del corso di Amani pensate sia stata la chiave di volta per definire il vostro futuro con impatto sociale? Bella domanda. Sì, possiamo fare una carrellata. Chi inizia, Anna? Per quanto mi riguarda, anche un po' il percorso personale che si fa, no? Un percorso di inner journey, nel senso che ti permette assolutamente di scoprire di più di te stesso, dell'impatto che tu puoi portare, che vuoi portare nel mondo. Quindi non è soltanto un corso dove si acquisiscono tantissime competenze nuove, ma che ti permette di capire qual è la direzione giusta per te. Quindi è quasi veramente disegnato, cioè ti permette di esplorare estremamente te stesso, quello che ti circonda, di avere una visione abbastanza ampia per poter capire effettivamente la direzione che vuoi prendere. Grazie. Filippo, in ordine. Scusami, non mi ricordo più la domanda, stavo pensando su quello che stava raccontando Anna. Che cosa dei corsi di Amani pensi che sia stata la chiave di volta per definire il tuo futuro con impatto sociale? A me è successo anche un po' per caso, tra virgolette. Il mio consiglio è quello comunque di restare sempre aperti, ricettivi, parlare con altre persone, mettersi in discussione, non dare per scontato che quello che facevi o che fai in Italia abbia senso replicarlo e copia e incollarlo anche in un contesto diametralmente opposto. Quindi secondo me Amani, almeno nel mio caso personale, ha schiacciato il pulsantino reset e ha fatto partire un sistema operativo diverso. Ottimo, grazie. Piera? Vabbè, io condivido molto di quello che Anna ha detto e aggiungerei anche che mi ha aperto nuove prospettive, ho iniziato a interagire con persone che lavorano in un ambito diverso, quindi dedicando proprio, costruendo la loro carriera facendo progetti a impatto sociale o contribuendo comunque allo sviluppo di un mondo diverso, e diciamo che questo ha cambiato un po' i miei modelli mentali che fino a quel momento ho sempre visto appunto una carriera nel settore sociale senza prospettive future. Invece ora posso dirvi dall'esperienza personale che si può lavorare contribuendo allo sviluppo di un mondo migliore. E quindi per me è stato questo, aprirmi proprio a nuove prospettive, a nuove persone, e interagire con un network completamente diverso. Grazie mille. Procediamo. Francesca, vuoi aggiungere qualcosa? No. Ottimo. Come nomadi digitali, cosa vorreste trovare in un luogo che scegliete per vivere e lavorare? Sì, ne abbiamo già forse parlato, però stimoli. Dai, una cosa per uno. Come fra? Stimoli. Ottimo. Coworking. Filippo? Io credo community. Bravo, era anche la mia. Anna? Sì, diciamo anche io community assolutamente. È un pizzico di natura perché appunto mi ricarica. Ok, e io allora aggiungo opportunità. Ecco, perché vanno tutte, penso che siano tutte cose utili quando ci spostiamo, ecco, visto che ci spostiamo anche per trovare nuove opportunità. Però una cosa, le opportunità un po' le trovi, un po' le crei. Allora, sì. Quindi c'è il primo mindset shift, il primo cambiamento che dobbiamo fare, quando dice cerca un lavoro, no, crealo, disegnalo, e lo stesso le opportunità, un po' le trovi, ma un po' devi anche farle accadere, ecco, no? È un gioco di parole. Ecco. No? Sì, sì, cioè intendevo, diciamo così, un ambiente che ti permette forse di creare qualcosa, ecco, quindi un ambiente dinamico, però hai assolutamente ragione. Se una persona non ha un curriculum importante, deve cominciare da zero per diventare digital nomad, cosa consigliate? Vabbè, qua potrei rispondere io, nel senso che la nostra visione di essere nomadi digitali non è legata alla professione che fai, ma quanto allo stile di vita, al mindset del quale abbiamo parlato prima, che ti poni, ecco, quindi non è che si diventa nomadi digitali da un giorno all'altro, non è che si diventa nomadi digitali facendo una professione specifica, ma è più un modo di porsi alla vita. Quindi io ti direi, nel momento che tu ti crei ti fai questa domanda, forse stai già acquisendo il mindset che ti permette di definirti tale, ecco. Poi gli altri sono semplicemente strumenti. Essere nomadi digitali è uno stile di vita, non è un
una professione, ecco. Volete aggiungere qualcosa? Perfetto. Quali sono le realtà che vi hanno permesso di lavorare in India, ONG internazionali, realtà locali? Ecco, torniamo un po' sul pratico. Ok. Vai, Anna. Allora, realtà locali, devo dire la verità, tantissime realtà locali, quindi non grandi ONG, anche perché cioè, io non sono partita dall'Italia già con l'idea di collaborare con determinate realtà internazionali, non sono partita con nessuna organizzazione, sono partita autonomamente e appunto sono state tante locali, molte in ambito educativo, ovviamente organizzazioni principalmente non profit, e oltretutto alcune di queste, tra quali voglio citare magari Project DeFi, che è il luogo in cui io ho fatto il mio percorso, diciamo, di esperienza appunto in India in collaborazione con la Mani, è appunto una realtà del posto che però è diffusa a livello sia in India, in diverse parti dell'India, ma anche in Kenya e in altre parti del mondo. Quindi ti danno anche la possibilità in qualche modo di esplorare e di guardare un po' oltre gli orizzonti. Però sì, principalmente comunque locali, non grandi organizzazioni, personalmente in India. Grazie mille. Praticamente in che modo lavorate quando siete in viaggio, ad esempio da casa, c'è working, caffetteria o altro? Così un giro al volo. Io un po' risposto prima, io ho messo online una campagna mentre aspettavo il bucato in una lavanderia a gettoni, quindi se hai il tuo MacBook, il tuo portatile, un hotspot, puoi tra virgolette lavorare a spot un po' dove ti trovi, che tu sia in treno, in stazione, in una lavanderia a gettoni, in un co-working, in un co-living, a casa di qualcuno, tra virgolette lavori quando senti che è il momento giusto per lavorare, secondo me. Grazie. Io voglio aggiungere che l'autodisciplina vuol dire anche un po' di self-management, no? Di capacità di organizzarsi. Allora, per esempio, se devi fare tante call, cosa che succede a me, che passo un sacco di ore su Zoom, l'idea dell'esotico nomade digitale che si appoggia dove capita, in spiaggia, eccetera, io poi ho disturbo anche il co-working per me, per esempio, non funziona tanto, perché andrebbe a finire che sto chiusa in una cabina del telefono dei co-working, no? Per poter parlare senza disturbare gli altri, sempre in cuffia. Per cui io, per me, viceversa, mi trovo degli angoletti tranquilli dove sto da sola. Uno dei miei requisiti fondamentali è che ci sia una bella vista, quindi anche se sto tante ore su Zoom, dietro c'ho un mondo di natura che mi ricarica. E viceversa, come diceva Filippo, quando so che devo fare un lavoro, che per esempio devo scrivere un documento, mi dico, ah perfetto, domani sono in treno e uso le 3 ore di treno in cui mi tolgo di creare un documento, una presentazione, perché lo posso fare, oppure, come diceva Filippo, insomma, lavorare in condizioni, ti appoggi, devi mandare via solo una cosa veloce, lo puoi fare davvero dove vuoi, però devi saperti organizzare l'agenda anche rispetto a questi, ai luoghi, ai modi, ai tempi. Quindi il tipo di lavoro assieme al luogo in cui ti trovi, le due cose devono combinarsi. Fantastico, grazie. Vabbè, Anna e Piera, il volo. Vai Piera, vai tu. No, io condivido pienamente. Penso che io mi sono un po' stancata di lavorare da sola, quindi lavoro da remoto sì, appoggio pienamente, però voglio lavorare con persone, quindi per me il co-working o comunque avere la possibilità 2 giorni a settimana di stare tra la gente, di lavorare tra la gente, è fondamentale. Grazie. E Anna, per chiudere il giro. Sì, sì, effettivamente dipende molto dalle esigenze di quel momento, no? Quindi anche come diceva Francesca, dipende molto da quello che si deve fare in quella giornata e quindi vorrei tanto sottolineare proprio il concetto di self-management anche per la parte di organizzazione, perché il rischio che si corre spesso quando si lavora in remoto è proprio quello di andare anche oltre le classiche ore di lavoro, che ovviamente lo facciamo tutti per passione, quindi a volte neanche pesa, però bisogna essere consapevoli che bisogna anche staccare e dedicarsi un po' anche ad altro, quindi l'auto-organizzazione è assolutamente importante. Fantastico, direi che questa è la dimostrazione che non potremmo lavorare tutti nello stesso posto, quindi ben venga che ci siano queste
questa possibilità, ecco. Bene, io su Mentimeter non vedo altre domande. Fra, cosa ne dici? Che penso che insomma abbiamo qualche ultima domanda noi da fare al nostro pubblico, diciamo così, per avviarci alla chiusura, ma mi sembra che ci sono stati tanti spunti interessanti. Io l'ho detto a Letizia che faceva una domanda in chat, cioè se avete bisogno di contattarmi ci sono, ma penso anche gli altri speaker, siamo tutti abbastanza social, chi su una piattaforma, chi sull'altra, ma in qualche modo se avete bisogno di raggiungerci ci trovate, e quindi volentieri insomma per scambiare altri consigli, idee, cose. E Filippo, lascio a te per le cose di chiusura. Ah, mi lasciate queste incombenze. Ho detto Filippo, no, quello di Giovanni, stiamo bene. Il Giovanni Filippo, ho detto Filippo, scusami. Ok, va bene, sì, quindi all'incirca i nostri contatti su LinkedIn, cercate i nostri nomi, ci trovate, ma comunque l'avevo messi anche nella descrizione dell'evento. Per andare in chiusura direi quindi vi farei questa domanda e vi chiederei da 1 a 10 quanto vi è piaciuto questo evento, quindi quanto lo raccomandereste a delle altre persone se avete voglia di farcelo sapere, ecco. Intanto ci arrivano dei complimenti in chat, così fanno sempre piacere. Grazie, Edoardo. Bene, ok, ci avete ancora scrivendo. Ah. Pure 10, andava bene? Chi è che ha cancellato? Ah, ecco, ne stavano arrivando anche... Votate. Anche degli altri. Sì, la registrazione... Facciamo altri, ecco, è uno stimolo eventualmente per organizzare altri eventi come questo e ritrovarci. Assolutamente, sì, la registrazione rimarrà comunque visibile sui canali che sta seguendo, sia su YouTube che sui social. Ciao Daniel. Bene, sei arrivato tardi, ma ci sarà la registrazione. Okay, condividetela, qualunque domanda, eccetera. A noi piacerebbe anche poter proporre magari un evento più dedicato proprio a parlarci viso a viso, quindi magari un evento di networking, ecco, se può interessare, magari lo faremo la prossima settimana, ecco, per Mentimeter, è carino però incontrarsi, vedersi di faccia ancora meglio, ecco. Direi che ci siamo. Io chiudo solo ricordandovi, se proprio questa cosa del Social Innovation Management vi ha incuriosito, andate a guardarlo adesso, perché se fate l'application entro lunedì 14 potete anche fare richiesta di una borsa di studio parziale. La borsa di studio non copre mai tutto l'importo, anche perché considerate che fanno l'application persone di tutto il mondo, e quindi insomma anche nell'assegnare le borse di studio teniamo conto dei mondi di provenienza, però insomma approfittate della deadline nel caso siate interessati, se no la deadline finale per le application è il 5 luglio per il corso che comincia il 26. Mi fermo qua con lo spot. No, fantastico, io dico che è una grande opportunità. Vi manderei in chiusura, quindi vi direi comunque di seguirci, continuare a seguire sicuramente Amani Institute e seguire Nomad Digitali sui nostri canali. Iscrivervi alla nostra newsletter, ai canali, per rimanere aggiornati sui prossimi eventi che faremo, ai quali inviteremo sicuramente di nuovo questi ospiti per parlare ancora altre volte di questi argomenti. Questi e altri. Questi grazie Anna, Piera, Filippo, grazie mille. Vi auguro una buona serata. Grazie a voi. E grazie a Giovanni, ovviamente. Ciao a tutti, grazie mille. Ciao. Ciao. Ciao.